una poltrona. C'è qualcuno qui che vuole o può comunicare con noi? Sei stata tu? Cosa che sei legno? Ste gocce comunque sì. Mi danno un sacco. Sì. Sembravano tre rintocchi. Un medico americano negli anni 40 aveva effettuato, diciamo, degli esperimenti sul cancro su alcuni di questi pazienti. Dimmi. Ho detto che roba. Ho parlato e ho detto che roba, perché? C'è qualcuno qui che vuole può comunicare con noi? Magari qualche paziente. Guarda, c'è ancora crocifisso lì. Qualche paziente che magari è deceduto durante la degenza qui. Che c'è? Aspetta. Perché a me sembra di sentire una musica, però potrebbe essere pioggia. Fa sentire? C'è qualcuno qui? Puoi provare ad avvicinarti a quegli strumenti a farli illuminare? Ho sentito un rumore. Tipo? Come se qualcuno toccasse qualcosa. Sentito due persone parlare. Sì. Qua c'è una porta. Un sottoscala. Poverina. Devo visitare un attimo, riprendere quella stanza lì. Mamma mia. Ci sono anche dei sotterranei. Sì, anche secondo me. Madonna. Tutto catastato, ovviamente. Questa è la macchina del caffè. Questo è il salone di prima. Qua secondo me era la sala ricreazione.
che magari c'erano i tavoli dove si mettevano, sai, allora, sala TV, magari parlavano tra di loro, divanetti. Allora, qui per ora stiamo andando in giro e, come avete potuto notare, a parte magari qualche, può sempre capitare in post-produzione che magari troviamo qualche suono che sicuramente avrete visto già durante il video, però a livello di strumenti non abbiamo rilevato ancora nulla. Anche per quanto riguarda le sensazioni mie, sono sensazioni molto, molto tranquille, quindi mi sento di dire che per ora non percepisco niente di forte. Poi magari altri ghost hunter sono venuti qua e hanno rilevato qualcosa, è anche vero che le entità non possono andare a comando, decidono con chi farsi sentire, quindi molto probabilmente con noi oggi hanno deciso di starsene tranquilli. C'è qualcuno qui che vuole, può comunicare con noi, può provare ad avvicinarsi e a farci capire della vostra presenza? Anche... niente. Questa è la cella più vita, no? Puoi vedere? Mi sa di sì. Presumo, però anche se non vedo. Sì, perché qua c'è un cartello impianti riparazioni frigorifere industriali. C'è un pannello con. Però può darsi che magari refrigerava da lì, ma non vedo. Magari poi dentro vedo. Ho sentito un rumore tipo lo spostamento di qualcosa di metallo. Da che parte arrivava? Da là? Da qua. Io, tranne l'acqua, non ho sentito, non sentito niente. Niente. Saliamo da qui? Sì. Ok ragazzi, stiamo andando verso la scala, saliamo. Questa è una cosa nuova, c'è una farfalla, scusa. Era una farfallina. Vediamo se al piano superiore ci saranno dei riscontri in più. Cioè, poi è caduto tutto il muro. No. Mamma mia. Speriamo che le scale reggano. Ma credo di sì. Anche perché c'hanno una cosa in metallo. Sali prima tu, poi salgo io, vai lateralmente. Vado, Sì, andiamo da qua perché è un po' vento. Guarda qua, sembra che la luce. Ma forse sarò di là. Cosa? Ah, un po' lo spengo perché tanto la luce. Sì, sì. Anche lo spengo.
adesso vediamo qua se c'è sempre adibito agli ai pazienti o agli infermieri. Sembra una delle camere da letto questa. Sì, c'è anche l'armadio. Queste, hai capito, queste sono un po' più... Forse c'era un po' più di roba. Che c'è? Sembra di vedere una colonna. Sì. C'è qualcuno qui? Menta dentro. C'è qualcuno qui che vuole può comunicare con noi? Magari qualche paziente. Guarda, c'è ancora il crocifisso lì. Qualche paziente che magari è deceduto durante la degenza qui. No, ma guarda, è allucinante. Aspetta. Che c'è? Aspetta. Perché a me sembra di sentire una musica, però potrebbe essere la pioggia. Fa sentire? Sta in silenzio, sembra un sottofondo di come se avessi una radio in sottofondo e tu sei al piano di sopra. Prova a spostartelo un po', perché io prima l'ho sentito tipo qua. Che arriva qualcosa? Nulla? Non sento un vento. Può darsi che sia la pioggia, no? Puoi provare a fare qualche rumore per piacere? Non sento niente. Poi magari ascoltano in post-produzione o cose così. Sì, sicuro. Ma anche prima ho sentito questa cosa, però non ci ho dato peso. Adesso la seconda volta mi sembra... Qua è più bagnato, chissà come mai. Questa era bella, quelle tende. Guarda le tende di monostato. Sì, erano un po' più carine. Poi se c'è su si va e chiudiamo per le stanze. C'è qualcuno qui? Per piacere puoi provare a fare qualche rumore? Niente, fatto zero! È proprio vero che quando ti aspetti delle cose nei posti non c'è mai cazzo, quando invece vai senza speranza. Troppe aspettative. Qua facciamo attenzione. Qua mi è sembrato di sentire una voce, ma secondo me sono le orecchie fatte dall'acqua. Sì. Il microfono. C'è qualcuno qui?
c'era una voce che faceva poi lo sentirò con la telecamera magari. Si è sporcata la telecamera. Puoi provare a spostare qualche tenda per piacere? Puoi provare? Puoi provare a muovere quella tenda? C'è un'altra stanza. Qua c'è un bagno abbastanza che è un bagno. Dovrebbero avere appunto anche una camera mortuaria. Se ospita. Ma potrebbe. Beh, anche perché gli anziani a volte purtroppo possono anche lasciarti di punto in bianco. A meno che se qualcuno sfortunatamente moriva lo portavano, venivano a portarlo via. Può darsi, non lo so come funziona la casa di cura. Niente, cioè proprio energeticamente non c'è niente in questo posto. C'è energia residua. Oh, guardate la scopa la strega. Le padelle. Qua c'è un'altra poltrona. C'è qualcuno qui? Puoi provare ad avvicinarti a quegli strumenti a farli illuminare? Siamo venuti in pace, non vogliamo assolutamente disturbare. Come diciamo sempre, siamo solo dei curiosi, vogliamo soltanto capire. Puoi provare anche soltanto a lasciarci qualche messaggio o nella telecamera o nel registratore. Scusami, c'è una. Siamo all'ultimo piano, ma c'è anche qua un giardino. Ah, infatti, come è possibile? Vabbè, sì, è possibile che magari sia piani, eh. Ah, e se ti dirò di più, secondo me sopra si poteva ancora andare. Poteva ancora andare, magari sul tetto. Magari c'è un terrazzo.
Ma lì c'è un'altra struttura, amore. Ah no, è un albero, vero? Sì. Più laggiù mi sembra un albero a me. Ma c'è ancora un altro piano? Non so. Secondo me sì. Aspetta. Andiamo a vedere, secondo me c'è un altro piano. Le scale, ci sono queste scale qua, che poi è dove siamo usciti fino adesso. Ah no, ce n'è ancora uno. Ah, vedi che allora mi... Perché mi sono affacciata fuori, l'ho visto... Ma qua siamo andati? Ma sì. No, no. No? No, siamo saliti di là. Allora sì, può essere che non ci siamo ancora andati. Aveva chi stava qua, aveva una bella vista. Sì. Se c'è qualcuno qui, non abbia paura. Se vuole comunicare con noi, non facciamo nulla di male, vogliamo solamente salutarvi e farvi qualche domanda. Ok, stiamo salendo al terzo ed ultimo piano. K2 ragazzi, mai visto così fermo. Queste sono le scene inquietanti, creepy, ma di creepy qua dentro in realtà non c'è nulla. La sedia si fa tanto. Qua è tutto rotto. Addirittura per musifone staccato, boh, che piacere provano. E continua ancora, guarda. Ah, continua, quindi non c'è soltanto un terzo, magari lì è sottotetto, però. Sì, forse siamo sottotetto. Facciamo prima questa. Sì. No, no, infatti. Qua secondo me se vediamo un buffo non entriamo perché se la respiriamo è la fine. Perché anche dal tetto non andiamo sul tetto, perché no, no, lì no. È... Arriva tutta dal tetto quella. Qua ha tenuto un po' meglio. Si vede che là si è fatta proprio una pozza. Si vede che lì il tetto è rotto. Com'è? Occhio che ci sono dei vetri, amore, non passare da lì sopra. Ci sono dei vetri rotti e non ha senso. Linda. Ho sentito un rumore. Tipo? Come se qualcuno toccasse qualcosa di qua. C'è qualcuno? Tu non l'hai sentito? No. 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 Tu non l'hai sentito? No. L'ho sentito di nuovo, è l'acqua. Adesso non l'hai sentito forte? C'è qualcuno?
ho sentito un rumore proprio forte, come se cascasse qualcosa, ma non era l'acqua. C'è qualcuno? Puoi provare a fare di nuovo qualche rumore? Come hai fatto prima? Proseguiamo. Qua addirittura è chiusa la stanza. Occhio. Com'è? Non ti ricordo male. Anche questa è chiusa. Può darsi. Chissà qua cosa hanno fatto. È tutto bagnato. Mi ricorda un po' il Maria Adelaide, l'ultimo piano, che a un certo punto era tutto allagato. Sì. Anche un po' come, come fatto, come strutture, materiali, bravo. Ovviamente ragazzi, andate a vedere il video sul nostro canale sull'ospedale di Maria Adelaide, che anche lì abbiamo avuto degli scontri all'ultimo, ma li abbiamo avuti. Non so per io. Sì. Queste secondo me erano le camere dove venivano, allora sotto secondo me erano proprio le case, le camere di riposo dei pazienti, quelli che erano a casa di cura. Qua secondo me è per chi aveva delle patologie, venivano ricoverati, se magari avevano, credo, non lo so. Le stanze di ospedale. Sì. Sì, anche a me la quella impressione. Allora ragazzi, diciamo che abbiamo finito di visitare la struttura, continuiamo a sottolineare che a livello di anomalie con K2RF non abbiamo rilevato nulla, un paio di rumori al piano, l'ultimo piano, ma potrebbero essere causati dalla pioggia, quindi sì. Non lo so, se io presumo che sia stata la pioggia, non di più. Naturalmente analizzeremo il materiale, se sarà uscito qualche DP con lo zoom o con il microfono della telecamera sicuramente l'avrete visto. Mi sento di dire che questa struttura non abbiamo trovato nulla di, nulla di particolare, o anche solo di emozionante, proprio tranne, perché tutto tranne solo la decadenza, la fatiscenza di come tutto sta venendo giù. Esatto. È quello che ti colpisce più di tanto, poi per il resto anche sensazioni nulla di che, anzi abbiamo trovato altri posti che magari nessuno ci avrebbe messo 2 centesimi a livello di fenomeni paranormali, invece con grande stupore ci ha regalato emozioni. Che dire ragazzi, magari siamo stati sfortunati noi, non lo sappiamo, comunque noi ci abbiamo provato. Che dire ragazzi, vi salutiamo, vi lasciamo al nostro prossimo video e mi raccomando, ricordiamo sempre di iscriversi al canale, di lasciarci un like e di attivare la campanellina per i prossimi contenuti. Un saluto dagli ARPA. Un saluto ragazzi, ciao, a presto.